che si sono proposti per adesso all'interno del percorso del laboratorio che stiamo facendo, per vedere quali elementi nel territorio dell'Unione Renogaliera potrebbero essere passibili di approfondimenti, proposte, perché li hai chiamati luoghi sensibili, mi ricordo che non Opportunità, sì. delle opportunità, sì. E quindi a partire da questo ci muovevamo oggi lungo l'asta del Reno, vediamo fin dove riusciamo ad arrivare, stanti i tempi. Bisognerà camminare un po', poi ci sposteremo con le macchine, ci perderemo, ci ritroveremo, quindi immagino che ci sarà da lavorare. Ma l'idea iniziale da cui partire, scusate, vi faccio vedere con una scala assurda, però noi siamo qua in questo momento, Trebbo. Facciamo una passeggiata a piedi all'interno dell'argine. Dovremmo scavalcare un cantiere, però lì siamo già d'accordo che restano te, Controllo che è io, un mi cantiere, sacrifico io, faccio un la cantiere camera. interessantissimo perché è la costruzione di una passerella sostanzialmente ciclopedonale, chiamata già tubone, perché in realtà sotto passano delle infrastrutture, gas, acqua, adesso non mi ricordo più quale delle due, che stanno costruendo in corrispondenza di questa rotonda, che attraverserà il Reno e porterà sulla sponda in sinistra idraulica. Perché andiamo in sponda in sinistra idraulica? Perché là arriva la ciclovia del Sole. Quindi questo è il punto focale di congiunzione fra la ciclovia del Reno, che corre sull'argine in sinistra idraulica, inizieranno i lavori di costruzione l'anno prossimo, e ciclovia del Sole, che è già realizzata per tutta la sua parte da Mirandola fino alle porte di Bologna. In questo momento c'è una variante provvisoria che passa per Sacerno, passa diciamo a sud, e invece i lavori finali prevederanno di passare a filo dall'aeroporto. L'aeroporto stesso pagherà la realizzazione finale della pista, della ciclovia, e si verrà ad agganciarsi bene o male a questo, scusate, a questo punto, quindi dall'altra parte del tubone di qui sopra. Punto cruciale perché quindi ci sono due ciclovie, una di rango europeo, la ciclovia del Sole, una di rango regionale, la ciclovia del Reno, che confluiscono in questo punto. Qui abbiamo Bologna, siamo alle porte di Bologna. Il laboratorio principale di accesso a questo sistema che converge potrebbe diventare questa roba che oggi, adesso volevamo provare di andare a vederlo, per quanto rimanendo sull'argine, è un frantoio, quindi attualmente ci lavorano, attualmente non possiamo entrarci, se non con particolari permessi, non ci ho neanche pensato. Questo frantoio deve essere dismesso, anzi doveva essere dismesso già da 2 o 3 anni, mi risulta, almeno 3. Stanno prolungando la loro attività pagando una penale, però prima o poi questo frantoio deve venire via. L'opzione di base quando è stato realizzato questo intervento era che venisse ripianato completamente lo stato iniziale dei luoghi, quindi si riportava a terreno, chiamiamolo agricolo, e che doveva essere poi piantumato e deve essere realizzato un rimboschimento di 5 ettari, che va benissimo perché l'altra cosa che non vi ho detto e che diamo per scontato, qua c'è una coccinella, la mandiamo via, è che quest'area è un'area di riequilibrio ecologico del sistema regionale delle aree protette, area di riequilibrio ecologico Golena San Vitale, ed è anche sito della rete Natura 2000, quindi siamo dentro la rete europea delle aree, diciamo, di interesse ambientale. Quest'area però ha un grande problema, non ha un luogo fisico-materiale di ricevimento dei visitatori, per quanto molto fruita. E quindi, sommando tutte queste informazioni che vi stavo un po' provando di dare, se questo luogo venisse sì riqualificato dal punto di vista ambientale, per carità, piantiamo pure degli alberi che va benissimo, ma qui ci sono alcuni fabbricati che potrebbero prestarsi, peraltro uno di questi